Corso 26 aprile, così si chiama la via principale di Arluno, e non è un errore di scrittura dei cartelli. Arluno, nel Magentino, è infatti forse l'unico comune d'Italia in cui la Seconda Guerra Mondiale, ufficialmente, è finita un giorno dopo, e il motivo non può che essere curioso. In quella data, infatti, i nostri partigiani erano ancora impegnati in una battaglia al casello autostradale, dove la Brigata Nera Muti era ancora in possesso del casello. In quella data, nell'assalto al casello, morì anche il partigiano arlunese Pietro Remorini, che ricordiamo tutti gli anni nei festeggiamenti e nelle celebrazioni della liberazione. Perché il 26 aprile? Perché la sera stessa del 25, quando si concluse la battaglia e l'assalto al casello, quando la gente scese nelle piazze a festeggiare la liberazione, i partigiani che tornavano vittoriosi da quell'assalto, essendo poi fuggiti coloro che occupavano il casello, arrivarono al municipio e lo trovarono chiuso. Il partigiano arlunese Paolo Paroni, che fu poi proclamato sindaco tra il 1975 e il 1985, ha sempre ricordato nelle sue interviste che la scelta fu di non abbattere la porta del municipio perché sarebbe costato poi ripristinarla. Quindi si aspettò il giorno dopo, quando il messo comunale la mattina del 26 aprile arrivò con le chiavi ad aprire fisicamente il municipio. Il 26 aprile 1945 fu poi eletto sindaco Giuseppe Rampini.